9 gennaio, oggi ricordiamo una santa proclamata appena nel maggio scorso da Papa Francesco. Parliamo di Santa Paolina, Santa Pauline Jaricot, una santa francese che ha avuto un'importanza straordinaria tanto nella vita e nel culto di alcuni santi, quanto nell'apostolato all'interno del popolo santo di Dio. Allora, lei nasce il 22 luglio 1799, in pieno clima della Rivoluzione francese. In quel periodo la Chiesa era completamente sconvolta, disordinata, scoordinata, tanti preti uccisi, molti preti in esilio, i fedeli disorientati, i vescovi arrestati o uccisi. Era il periodo in cui saliva al potere Napoleone Bonaparte. E lei a 14 anni cade dalla sedia e rimane offesa in questa caduta a livello fisico. Per riprendersi fisicamente ce ne volle un po' di mesi, un po' di tempo, ma poi sopraggiunse una malattia di nervi, potremmo chiamarla una depressione con i termini attuali, che durò alcuni anni. In ogni modo, ecco, con la preghiera e con la fede ella si riprese e cominciò da quel momento una vita intensa di preghiera e di meditazione. E qui ecco si inseriscono le due iniziative che apparentemente possono sembrare molto elementari e facili, ma che ebbero un impatto enorme, una diffusione enorme in tutta la Chiesa del 1800 e resero lei stessa famosissima all'interno del popolo cristiano. La prima fu l'opera della propagazione della fede, che poi fu addirittura istituzionalizzata dalla Chiesa con chiamarla opera de propaganda fide, in latino. Dunque le cose andarono così. A Parigi era nato l'Istituto delle Missioni Estere e allora lei voleva a tutti i costi aiutare questi sacerdoti, questi missionari, e quindi ideò questa associazione per cui 10 persone dovevano dare un soldo al mese per le missioni. Un soldo naturalmente era una cifra piccola, non era una grande cifra. Però ecco qual era la clausola: che non solo dovevano dare un soldo al mese per le missioni, ma si dovevano impegnare a trovare altre 10 persone che davano sempre un soldo al mese, e poi quelle 10 persone ancora altre 10 persone, che già erano 100. Questa cosa divenne come un vortice che si espanse a macchia d'olio. E quindi riempì tutta la Francia, e non solo, ma straripò dalla Francia alla Spagna, all'Italia. Il Santo Padre conobbe questa iniziativa, il Papa di allora la benedisse e addirittura la istituzionalizzò. E nasce l'opera della propagazione della fede. Subito dopo lei fondò un'altra opera, l'opera del Rosario Vivente. E questo rosario vivente consisteva proprio nella preghiera di una decina del rosario, almeno una decina del rosario, ma di solito erano cinque poste, quindi almeno cinque misteri del rosario da pregare ogni giorno, tassativamente, inderogabilmente, ma poi a trovare altre 10 persone nel giro di un mese che pregavano questo rosario vivente. Anche questa fu un'opera che si diffuse velocemente, grandemente. Lei, come donna piena di spiritualità, divenne famosa proprio a motivo di queste due iniziative. Intanto però si ripresentavano i sintomi della caduta che lei aveva avuto a 14 anni, quindi probabilmente aveva abbattuto la spina dorsale, il cervelletto, per cui ricominciava a diventare di nuovo paralizzata. E quindi sentì parlare di una santa,
martire, le cui ossa erano state ritrovate nelle catacombe romane, che era venerata a Mugnano del Cardinale. Lei era ormai quasi paralizzata. Famosissima in tutta la Chiesa, aveva dato vita anche ad altre opere, si decise a intraprendere questo viaggio dal sud della Francia fino a Mugnano, vicino Napoli, passando da Roma. Naturalmente era portata sulla sedia a rotelle, sofferentissima, afflitta da dolori terribili. Passò da Roma, il Papa naturalmente la volle incontrare, era molto conosciuta. E lei parlò al Papa del suo pellegrinaggio sulle ossa di Santa Filomena, questa martire appunto miracolosa che faceva tanti miracoli. E il Papa si mostrò un po' scettico, ma lei chiese al Papa: se Santa Filomena mi dovesse guarire, Vostra Santità sarebbe disposto ad inserire la Santa nel calendario liturgico? E il Papa disse: certo che siamo disposti. E allora lei arrivò il 10 di agosto 1835 a Mugnano del Cardinale. Fu subito portata davanti alle ossa della Santa, ma lì svenne. Si credette addirittura che fosse morta. Arrivata in camera, in cella, invece, come si riprese? Invece di riposarsi, ordinò di essere riportata davanti alle ossa della Santa e lì si sentì come svuotata, come scossa da un fremito, era guarita. Si alzò in piedi e cominciò a passare il cestino per la messa. Naturalmente fu un miracolo strepitoso, il Papa la volle rivedere al ritorno, lei andò con i suoi piedi naturalmente e quindi il Papa, che era Gregorio XVI, inserì Santa Filomena nel calendario universale della Chiesa. Questo miracolo diede un impulso enorme al culto di Santa Filomena, da Roma. Tornata in Francia, lei regalò al curato d'Ars, al Santo Curato d'Ars, una reliquia di Santa Filomena e il Santo Curato d'Ars da quel momento divenne devotissimo di Santa Filomena. Addirittura lui attribuiva tutti i miracoli che si verificavano nella sua parrocchia, che erano tanti, proprio all'intercessione di questa santina. L'ultima fase della vita di Santa Paolina Jaricot fu segnata, come sempre, dalla croce, però questa volta non dalla croce fisica, ma dalla croce morale, perché lei, nel suo slancio di carità, volle aprire alcune strutture, potremmo dire alcuni convitti per le donne che lavoravano e quindi per preservare le donne dal malcostume, non solo, ma per dare un luogo sicuro, vitto e alloggio alle donne che lavoravano nelle fabbriche. E naturalmente lei lo fece in buona fede, ma ci fu uno che si approfittò della sua buona fede, quindi quest'opera fallì economicamente. E allora lei, con un po' di dispiacere, ma sicuramente con la gioia nel cuore, si spense alla luce di questo mondo per aprire i suoi occhi alla luce dell'eternità, alla luce eterna del Signore, appunto il 9 gennaio del 1862. Santa Paolina Jaricot, prega per noi.